La legalità e la lotta alle mafie sono stati questi temi al centro dell'iniziativa organizzata dal Partito Democratico Aretino che si è svolta lunedì pomeriggio alla Casa delle Culture. Credo che sia importante fare un appuntamento, dedicare un appuntamento allo studio di questi fenomeni, quindi non per fare di tutto un'erba un fascio, come purtroppo è capitato anche in questi giorni attraverso articoli di giornale che hanno dipinto il nostro territorio come un territorio altamente inquinato. Penso invece che sia giusto riportare il fenomeno a quello che è nella realtà dei fatti, quindi non dire che non ci sono fenomeni di inquinamento malavitoso nella nostra provincia, perché non è vero, anche recenti fatti di cronaca lo hanno testimoniato, ma allo stesso tempo dire anche che c'è un'imprenditoria onesta, un sistema che ancora ha gli antidoti giusti per poter resistere a un attecchimento del sistema malavitoso, e questo vogliamo difendere, coltivare e dire le cose come stanno. Solamente alcuni mesi fa i carabinieri del reparto operativo di Arezzo hanno sequestrato alcuni beni legati alla 'Ndrangheta in provincia di Arezzo, ad Anghiari. Un albergo ed alcuni terreni, tutti intestati ad una società con sede legale a Roma, secondo gli inquirenti appartenenti al clan Commisso della piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Quella vicenda dimostra che serve tenere alta l'attenzione, perché ormai tutti gli studi, tutte le esperienze, tutte le inchieste ci dicono che la criminalità organizzata tende a investire al nord, tende a investire nelle regioni dove l'economia funziona di più, di investire nell'economia privata per controllare interi settori economici e poter appunto anche condizionare quei settori economici. Questo è il rischio vero, ci vuole più attenzione da parte delle amministrazioni locali, ci vuole molta attenzione da parte delle organizzazioni imprenditoriali, perché credo che gli imprenditori debbano essere coinvolti in questa battaglia. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno lavorando, e credo lavorando bene.